Bene, so che avete aperto questo video perché attratti dal titolo. Il titolo non è del tutto fasullo in questo caso, perché vi mostrerò veramente del materiale pornografico realizzato insieme ad Andrea Di Pré, e lo faccio per vendicarmi. Per vendicarmi di lui, perché lui si è vendicato di me, quindi è giusto che ora io ricambi. Sapete che le vendette dei Di Preiscia sono sempre in grande stile. Per cui è giunto il mio turno di vendicarmi, e ho deciso di farlo, caro Di Pré, mettendo online pubblicamente su Twitter quel video di cui ti vergogni tanto. E sì, ricordate, vero, la foto in cui io strizzo le palle ad Andrea? Bene, quella foto è tratta da un video vero e proprio che ho anche monetizzato ben bene su Clips for Sale, ma ora, siccome lui si è vendicato di me, ho deciso di mostrarlo a tutti, di mostrarlo al mondo, e l'ho messo su Twitter. Su Twitter c'è un link che vi porterà al video in questione, e sul mio Twitter, ovviamente, e ho deciso di mostrarlo per sputtanarlo, perché appunto lui si vergogna di questo video, siccome eravamo in un momento molto intimo, e un momento molto intimo particolare in cui io gli ho fatto provare, diciamo, del dolore fisico, ma non vi dico altro perché potete vederlo su Twitter, per l'appunto. Ora scoprirete, tutti scopriranno come trattavo Andrea Di Pré a letto, perché più che dargliela, io gliele davo, e gliele davo di brutto. Quindi, insomma, se volete sapere di cosa parlo, andate su Twitter, condividete il video, sputtanatelo in ogni dove. Voglio dire una cosa: siccome spesso io vengo criticata per queste mie trovate e mi viene detto che schifo, ma non ti vergogni a postare certe cose, non volevo vederlo, ecco, io vi dico, lì su Twitter c'è il link a questo video, ma se non volete vederlo perché vi fa schifo, non guardatelo, non è che siete obbligati. Se invece siete curiosi e volete farvi due risate, perché questo video va preso per quello che è, una cosa che fa ridere, anzi vi dico anche di commentare questa mia ripicca e il video in questione con l'hashtag Di Pré coglione, ecco, quindi commentate con l'hashtag Di Pré coglione. Bene, vediamo se dopo questa mia mossa imparerà la lezione il caro Di Pré. Io vi saluto e noi ci vediamo domani. Ciao!